Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini. Ciao, io sono Massimo Martinini e ti do il benvenuto nel podcast di Pillole di Business. Oggi parliamo della differenza, o meglio, delle similitudini che esistono tra un imprenditore, un networker e un venditore. Tutti e tre, infatti, hanno lo stesso singolo problema, ovvero quello di trovare clienti. Per farlo si è solito utilizzare metodi ormai veramente obsoleti e anche molto aggressivi, che mettono il potenziale cliente sulla difensiva e non gli permettono di ascoltare quello che noi abbiamo da offrire. E quindi si ottiene l'esempio contrario, io l'ho chiamato l'effetto call center. Quante volte hai ricevuto telefonate dove ti propongono di cambiare operatore telefonico, oppure di cambiare operatore energetico, oppure qualcosa sul forex, sul trading? Cioè, ormai siamo veramente bombardati da queste telefonate. E come reagisci? Tu sei lì che ti stai facendo i fatti tuoi, magari stai pranzando, stai lavorando, ti stai riposando, o comunque non importa. Qualcuno che non conosci invade la tua privacy e ti impone di ascoltare quello che lui ha da offrire. E quale pensi che sia il risultato? Solitamente esattamente l'opposto di quello che loro sperano, ovvero il cliente non li vuole ascoltare e cerca di chiudere nella maniera più veloce possibile. Il punto centrale su cui si concentra questo tipo di attività è che tu stai disturbando il tuo interlocutore, come se una persona indesiderata, come lo spam, quelle mail che ti arrivano a cui non sei iscritto e non vuoi ricevere. E quindi non è importante quanto sia buono, fantastico, stupendo, incredibile, eccezionale il tuo prodotto. La persona davanti a te non è interessata ad ascoltarti e non ti ascolterà. Viene creato questo muro difensivo, questa sorta di barriera impenetrabile che non ti permette di essere accettato, di conseguenza ascoltato. Quindi il numero di conversioni effettivamente, di telefonate che vengono fatte e il numero poi di vendite che vengono realmente concluse è davvero minuscolo. Ai giorni d'oggi, d'altronde, siamo completamente bombardati da questo tipo di pubblicità. Tutti hanno l'occasione di proporci il loro prodotto, che è il migliore, che è il rivoluzionario, che ci cambierà la vita, che i concorrenti rispetto a loro fanno schifo perché hanno dei pregi incredibili. E quindi siamo con il tempo diventati immuni a questo tipo di comunicazione. Per cui se qualcuno ti offre un prodotto che cambierà completamente la tua vita ed è un'opportunità che devi cogliere subito perché altrimenti sarà troppo tardi, come reagisci? Sai che non è vero, che alla fine la famosa occasione della vita è sempre lì presente, è sempre disponibile e non hai nessuna fretta di farlo, nonostante la costante e continua pressione che viene effettuata. Di conseguenza, il metodo migliore per riuscire a vendere, a trovare clienti o a trovare persone da inserire nel proprio network o potenziale acquirente nel caso tu sia un venditore, è quello di portare il cliente a volerne sapere di più. A questo punto sarà lui stesso a cercare maggiori informazioni e sarà disposto ad ascoltarti. È detto così facile, ma messo in pratica è molto molto difficile. E questo è un lavoro che solitamente dovrebbe fare il marketing. Per cui la tua comunicazione dovrebbe creare consapevolezza nel potenziale acquirente, fargli sapere che tu esisti, creare curiosità e quindi il potenziale cliente sarà lui stesso a cercare maggiori informazioni, a venire da te e in quel caso sarà davvero disposto ad ascoltarti. E se il tuo prodotto è così eccezionale, così fantastico, così favoloso che gli rivoluzionerà la vita, allora la vendita sarà al 90% fatta, sarà solo una questione di dettagli. E il marketing appunto deve creare questo processo in modo che funzioni in maniera automatica e preferibilmente 24 ore al giorno. Ad esempio io ricevo ogni giorno almeno un paio di mail, alcune volte nei momenti clou anche 10 ne ho ricevute in un giorno, di networker che volevano arruolarmi. E cosa dire, io cerco sempre di rispondere in maniera gentile, ma la maggior parte delle volte mi rispondono con degli insulti dicendo che sono uno stupido, che non riesco a capire l'incredibile opportunità che sto buttando via e frasi del genere. Sono molto poche quelle che mi rispondono in maniera decente, nonostante la mia risposta sia tutto sommato chiara e sincera. Infatti, se mai dovessi dedicarmi al network marketing, e non è tra le cose che ho intenzione di fare, comunque, in un ipotetico futuro, se mai mi volessi mettere nel mondo del network, strutturerei tutto il sistema di acquisizione clienti come se fosse una vera azienda. Quindi un sistema di marketing, di comunicazione che incuriosisca i potenziali clienti e li spinga a volerne sapere di più. Quindi si avvicineranno a me o a chi per me, intenzionati ad ascoltarmi, perché è questa la vera differenza. L'obiettivo è proprio questo, spingere il cliente a fare il primo passo. O, se questo è troppo difficile in alcuni casi, almeno fargli sapere che esisti, quindi fargli sapere chi sei e creargli questa consapevolezza. E l'ideale è farlo in automatico, come dicevo prima. Il problema di molte aziende, di molti imprenditori e anche dei networker è proprio quello di utilizzare
i venditori, o appunto i networker della propria downline, come degli arietti da sfondamento. Si parte con la modalità call center, andando a disturbare le persone fino a che, statisticamente, grazie ai grandi numeri, qualcuno riusciremo a convertire. Se un venditore fa 1000 telefonate in un giorno, magari uno o due vendite riesce a farla. La stessa cosa per il networker. Però non è assolutamente stimolante né per il venditore, né sono interessanti i risultati che si riescono ad ottenere. Quindi, se sei un imprenditore o anche un networker, quello su cui dovresti concentrarti è proprio questo: creare il tuo sistema di acquisizione clienti che lavori 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e che ti porti dei clienti pronti a comprare. Fatto questo, il 99% del lavoro davvero è fatto. Quindi, la domanda che ti faccio oggi è: tu hai già il tuo sistema personale di acquisizione clienti, che lavora anche mentre dormi? Pensaci su, perché questa potrebbe essere veramente la chiave di volta del tuo business. Con questo è tutto, ti ringrazio per essere stato qui con me. Se vuoi approfondire puoi andare sul mio blog pilloledibusiness.com, ho scritto qualche articolo a riguardo, cerca pure sistema di acquisizione clienti e qualcosa salta fuori. Ti invito anche ad iscriverti alle mie pillole, se ti va, per ricevere tutte le mattine la mia pillola giornaliera. Ti ringrazio ancora per essere stato qui con me, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao!